Questa sera faremo una lezione su come si realizzano grossi manufatti in cemento utilizzando pietra liquida numero 4, che è il prodotto di punta della personal factory, e allo stesso tempo a riuscire a contenere enormemente i costi. Essendo una tecnica per grossi manufatti, rischia di essere un po' complessa e quindi consiglio vivamente di iniziare in piccolo con oggetti che si possono trovare in una cucina di casa normalmente. La lezione verterà su tre punti. Il primo punto è la determinazione della corretta acqua d'impasto. Il secondo punto riguarda come ridurre il più possibile lo spessore dello stampo in silicone. Essendo il silicone un prodotto costoso, meno ne uso, più è competitivo il mio manufatto. Il terzo punto è come ridurre il più possibile il quantitativo di pietra liquida numero 4 che io vado ad usare nel mio manufatto. Al primo punto abbiamo come determinare l'acqua d'impasto. Pietra liquida numero 4 è un prodotto che già ha un dosaggio d'acqua consigliato. Però essendo un prodotto colorato, il colore ha un suo assorbimento d'acqua e per questo è importante determinare in modo preciso questo quantitativo d'acqua, proprio perché vogliamo realizzare un manufatto di altissima qualità. Per fare questo bastano pochissimi elementi. Vi basta una bilancia, un bicchiere, un tubo della lunghezza di 5 cm, e del diametro interno di 3, una lastra di vetro, un pezzo di vetro da un vetraio, un righello e naturalmente della pietra liquida numero 4. La prima cosa che facciamo, prendiamo 100 g di polvere, e aggiungiamo poco per volta l'acqua richiesta. Naturalmente in questa fase la miscelazione non è estremamente importante, in quanto eventuali grumi, non essendo un manufatto, eventuali grumi non sono un grosso problema. Prima, la regola aurea per tutti i prodotti in polvere, prima si fa una pasta dura, proprio per rompere meglio il materiale e far idratare tutte le sue componenti. Dopodiché si aggiunge ancora l'acqua fino al raggiungimento della consistenza desiderata. Come potete vedere, abbiamo un bel cerchio di spandimento. Si aspetta un po' che il materiale sia di fatto fermo, ci sono un po' di grumi, ma niente di grave, non è il manufatto definitivo che noi andiamo a costruire. E andiamo a misurare il diametro di spandimento. Lo spandimento è eccellente, considerate che per questo tipo di prodotto estremamente fine è importante uno spandimento di circa superiore ai 15 cm senza che vi sia un affioramento della boiacca in superficie. Nel caso di pietra liquida numero 1, pietra liquida numero 2, lo spandimento è sufficiente e anche di 14 cm circa. Per ottenere questo spandimento abbiamo messo circa il 25% di acqua. Un dosaggio di acqua molto elevato, ma giustificato dalla finezza del prodotto. Determinata l'acqua d'impasto, passiamo al secondo punto della nostra lezione. Io ieri ho preparato questa forma di gesso. Come ho preparato questa forma di gesso? Ho usato uno stampo da cucina normalissimo in silicone, l'ideale per questo tipo di prova perché è un prodotto estremamente sottile e quindi molto economico.
ho riempito di sabbia questa forma, l'ho messa in questa bacinella in plastica, dopodiché gli ho colato intorno una malta di gesso, cioè fatta per un 50% di gesso, un 50% di inerte un carbonato di calcio e acqua affinché sia molto liquido, liquido come una boiata. In questo modo io riesco ad assicurare un sostegno sufficiente allo stampo affinché non si deformi quando passiamo alla realizzazione del manufatto, senza che ci siano problemi relativi al costo dello stampo stesso. Il terzo punto della lezione è come ridurre il più possibile il consumo di malta utilizzando un riempitivo che però rispetto ai sistemi classici funziona all'inverso, cioè prima si riempie lo stampo dell'aggregato grosso, dopodiché essendo un prodotto molto fluido possiamo colare pietra liquida numero 4 all'interno dello stampo essendo certi che il materiale vada dappertutto. Riempiamo a secco il nostro stampo in silicone con dell'aggregato, meglio se molto grosso perché abbiamo più spazi al suo interno e quindi riusciamo a colare meglio il prodotto fluido successivamente. Lo stampo deve essere completamente pieno, questo perché tutto il volume occupato dall'aggregato è volume in meno che bisogna mettere di cemento resina, che è tra i due il prodotto costoso. Si dà uno sguardo che non ci siano picchi. Anche se ci sono in superficie vuoti molto importanti, questo non è un problema perché il nostro materiale è assolutamente esente da ritiro. Iniziamo adesso l'ultima fase del processo, che consiste nel miscelare correttamente la nostra pietra liquida attraverso un normalissimo miscelatore da cucina, eseguendo il dosaggio corretto e realizzando la colata del nostro manufatto in cemento. Per fare questo, l'utensile adatto è quello di questo tipo. Prendiamo la nostra vaschetta, appoggiamo sulla bilancia, e addossiamo nel nostro caso 2 kg di materiale. Togliamo la nostra frusta, aspettiamo che il materiale si riposi un po' in modo tale che eventuali difetti affiorino in superficie. Nella maggior parte dei casi stiamo parlando di bolle. Come potete notare, il prodotto è molto fluido. La fluidità del prodotto è fondamentale per essere certi che il materiale vada a finire dappertutto.
posso eventualmente eliminare queste. Aspettiamo circa 12 ore prima di togliere il nostro manufatto dall'interno della forma in silicone che abbiamo scelto. Se tutto è stato fatto correttamente, il risultato dovrebbe essere un manufatto di questo tipo, vale a dire estremamente lucido, molto omogeneo, dà un notevole senso effetto estetico, tanto da poter essere paragonabile ad un marmo, un granito, una pietra o un manufatto di alto pregio, pur avendo un costo probabilmente di un decimo rispetto a un equivalente in pietra. La tecnica imparata questa sera è una tecnica normalmente utilizzata per stampi di dimensioni molto grandi, dove l'utilizzo di cemento resina può essere estremamente importante e l'utilizzo di silicone per realizzare lo stampo anche. La tecnica vista permette di ridurre in modo estremamente significativo la quantità di silicone utilizzato, perché con uno stampo dello spessore di pochi millimetri riusciamo a realizzare il nostro manufatto, e parallelamente ci permette di ridurre di quasi 5 volte il consumo di cemento resina, anch'esso la componente più costosa del nostro manufatto in cemento. In questo modo riusciamo a realizzare manufatti di alta qualità, di alto pregio estetico, ma allo stesso tempo estremamente competitivi ed economici. Buonasera e seguiteci su www.personalfactory.eu.